Salve la gente, qui Gabby e benvenuti su 3 giochi a caso, la serie dove andremo a vedere i giochi più strani del web. E oggi ne abbiamo uno parecchio particolare, un horror con Michael Jackson. Però tranquilli, ci saranno tanti giochi originali, questa volta ho cercato, ho spulciato, questa volta ce ne sono alcuni bellissimi. Uno tra questi si chiama I nani amano la birra. San Patrizio è passato, ma non passano i nostri cuori. La storia è molto semplice, ci sono i nani che hanno sete, ma la birra è sparita, bisogna recuperarla. Ok, aiuto. Testina d'uovo. La cosa bella di questo gioco è che noi possiamo usare i nostri amici come schiavi. Me la beccherò io la birra. E andiamo avanti così. Praticamente è un gioco di teamwork, un gioco di squadra tra nani. Va bene, ok signore mio, devo un attimo utilizzarti. Aspetta, cosa ho sentito? Tutto bene? Ma veramente il masso l'ha schiacciato? Fammi vedere se la mia teoria è vera, un secondo. Sì! No! Immaginatevi la scena, c'è il nano già che fa fatica. Ti prego, vacci piano! E poi l'altro, boom! E lui... Ok, e qua come faccio? Prendo sta trave e mi butto nel Tevere! Oh, che amore per la patria, i miei confratelli si sono sacrificati per la giusta causa! Diventare tutti ubriachi! Non usare gli esplosivi in quella colonna. State dicendo così? Riesco ad annusarla! È vicina! È sempre più vicina! Riesco a fiutare la birra! Cosa devo fare qua? Ah, ok, ci sono altri esplosivi. Probabilmente buttare giù questa colonna. Questo gioco è super facile comunque. Aspetta, aspetta, no! Un mio amico è morto! Ma sono riuscito a mettere la bomba! E sta cadendo! Ok, ho fatto qualcosa di buono! Adesso come torno su? Sì, ok, ce l'ho fatta! Con il super jump! Yeah, fratelli! Ok, questa volta devo usare i tavoli che possono essere usati come barche. Nella mia Venezia. Nella mia Venezia faremo le cose giuste. Ok, no. Non morite, fratelli. Dobbiamo ancora pregustarci la birra. No! L'ho schiacciato di nuovo. È diventato così. Sto sbagliando tutto. No! Sto sbagliando tutto di nuovo. Perché... Tu devi andare qui! Ok! Mollati! Bravo! Tu invece devi andare su, ok? Ok! Ce l'abbiamo fatta! Ah, ci voleva tanto! Sì! Ta 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 ta! E vi sono tutti felici ed ubriachi! The video game. Ho sempre sognato un gioco con i granchi. E questo sembra bello arrabbiato. Mi avete inquinato il mio laghetto. Impazzisco tutte cose. È stato Cannavacciuolo. Voleva mettersi contro l'armata dei granchi. Aspettate, tu bottiglia. Aiuto. Per fortuna sono già una sottiletta, quindi non mi fa niente. Cos'hai da ridere, fenicottero, eh? Fenicottero, guarda che ti taglio le gambe, eh? Ok, wow! Aiuto, mi sono capovolto! La vendetta del granchio sarà... leggendaria! Eccola lì, la casa di Cannavacciuolo, si è fatto la villa sui corpi dei miei compagni caduti! Ti prenderò, ti catturerò e ti accoltellerò! Spostiamo il camioncino, il ciamoncino! Che fatica! Fuffo? Vieni fuori! Vieni fuori se hai coraggio, Fuffo! Ah, non c'è, ha paura! Quando un cane incontra un granchio con il coltello, il cane... Caifa! Ok. Questo gioco fa uscire il mio lato strano. Ketchup! Maledetto ketchup. Ok, siamo quasi arrivati a casa di Cannavacciuolo. Ti sto raggiungendo, meglio che ti nascondi, Cannavacciuolo. Meglio che ti nascondi, Cannavacciuolo. Sto venendo a prenderti, Cannavacciuolo. Qua come si fa? Devo attraversare la prova delle fiamme? Ok. No! Dopo tutta la fatica che avevo fatto, ero uscito dal mio stagno. Avevo affrontato un fenicottero. Ho fatto il giro della morte.
E infine avevo scalato un ripidissimo scivolo. Morire così non va bene. In questo gioco saremo un vecchietto che, siccome è un po' sclerato per l'età, ogni tanto si crede un supereroe. Quindi, ecco, sì, si crede Gandalf. Barra spaziatrice per usare la magia. Vedete, quando andiamo nella zona tipo di Mordor, diventiamo Gandalf. Quando andiamo nella zona del supermercato, diventiamo un normalissimo vecchietto. Ehi, buongiorno signorina. Scommetto che appena entrerà nel regno... È diventata cattiva! Aiuto! Se ne vada! Comprare oggetti al supermercato ti recupera 6 di vita, ma è anche un prezioso tesoro. Altri nemici! Andatevene! E questo è il mio dungeon. Volevo dire, il mio supermercato c'è uno sconto di $30. La signora è stata infettata! La salvo io! In realtà, le auguro una buona giornata. Ci vediamo la prossima volta. Buongiorno a tutti. Dai, mettersi contro il mago. Ma... Bah! Avrò il mio sconto, costi quel che costi. Questo è un tesoro? Sono monete? Sì, il tesoro... papà, buongiorno signore! Levatevi! Levatevi! No! Il vecchio non può morire, ho finito la mana! Ho finito la mana! Porca trota, non posso più combattere senza mana! Dov'è un negozio di mana qui? Signore, se dov'è il negozio di mana più vicino... Non è un signore! Cavolo, mi lasci andare, devo correre! Ok... Qua, questo è il negozio di mana. Per forza, M. Si allontani, giovanotto. Lei non sa con chi ha a che fare. Ai miei tempi ero un furioso guerriero. Direttore del North. Mentre adesso ci sono gli... Oh, costa. Costa che ti ricosta questi soldi. Non sperperare gli averi del nonno. Non sperperate gli averi del nonno. Gli averi del nonno sono tutti da avere per me. Sono miei. Cosa c'è qua? Oh, c'è un nuovo dungeon! C'è un livello segreto! Mi lasciate andare! Devo andare nel luogo segreto! Sì! Ho vinto il livello 1! Ora posso potenziarmi e andare avanti di dungeon in dungeon. Di potenza in potenza. Diventerò sempre più forte! Ma il nonno sa il fatto suo! Costi... Anzi, no. Sconti. Quel che sconti. E ora è giunto il momento dell'ultimo gioco. Scappa da Michael Jackson, dovrebbero chiamarlo. Sono stato rapito, devo scappare. Una chiave. Oh no. Oh no. Sento la musica di Michael Jackson. È la pista. Chi ha aperto quella porta? Chi ha aperto la porta? Oh. Oh. Sentite la musica? E le titti, tirititti, tirititti, titti, pa, 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 pa. Grande Michael. Ma non farmi del male, Michael. Io ascoltavo sempre la tua musica. A me piace la tua musica, Michael. Michael, buongiorno. Buongiorno, Michael. 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 Ok ragazzi, è vicino e vuole suonarmele, vuole cantare con me, vuole fare un musical. Slender, salvami tu, Slender! Michael, ti prego. Michael, amo i tuoi passi di danza. No, qualcuno l'ha evocato. Michael, sei tu? Quella storia di cambiare aspetto mi sa che ti è sfuggita di mano, Michael. Michael, che succede? Ti possiamo dare una mano? Io sono un turno dei tuoi più grandi fan, Gabby 16 bit. Io sono un tuo grandissimo fan, Michael. Michael, ti prego, parliamone. Possiamo fare amicizie, Michael. Quando vuoi, dove vuoi, con chi vuoi. Dai, Michael, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, Michael. Non devo far croc. Mi sto seguendo! Ah! Mi sto seguendo! Ah!
mi ha magnato. Ma è un topo, è Michael. Mi concedi una parola, Michael? È andato di nuovo. Michael, I'm a butcher. Credo mi sia appena spassato le... Mamma! Guardalo! Mi porta in giro per la sua casa! Guardalo! Mi passa 2 centimetri ogni volta! Ma! Oh! Non può prendermi! È andato per... Dai! È veloce, Michael! Lui è sempre... Sapete, è sempre stato un po' iperattivo. Serve una chiave! Non ci sono chiavi! Michael ha nascosto le chiavi! No, mi fa uscire! Mi tiene a pane, acqua e danza! Mi costringe ad ascoltare la sua musica! Non che sia brutta, ma... Dopo la 100ª volta che l'ascolti, inizia un po' a fare... Ti vengono dei tic. Forse l'unico modo per togliergli potenza è spegnere la sua musica. Non è vero? C'è un altro piano per di qua. No. No! Non c'è niente qua. Mi scusi. Fa cuore, mi fermo qua, basta Michael, hai vinto tu. Ragazzi, questo era tutto per i 4 giochi random. Credo che questo gioco sia impossibile da vincere, perché appena ti sente, appena sente il più sibilo suono, lui corre e ti ammazza e non puoi farci niente. E poi troppi spaventi in un colpo solo, oggi non me la sento. Ragazzi, questi erano i giochi, vi sono piaciuti? Sono stati originali? Qual è stato il vostro gioco preferito? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. E il vostro Gabbiano vi saluta e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!